Sabato 19 ottobre, buongiorno, ci troviamo a Pescara in occasione dell'organizzazione del vertice G7 che si terrà la prossima settimana e coinvolgerà i ministri dello sviluppo. Qui con noi c'è il sindaco della città di Pescara, Carlo Masci. Buongiorno, sindaco. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a coloro che ci ascoltano e ci vedono in web. Quali sono state le principali sfide e difficoltà riscontrate durante l'organizzazione dell'evento e in che modo sono state affrontate? La difficoltà maggiore certamente è stata quella di preparare una città sempre aperta, accogliente, dinamica, fruibile da tutti ad una iniziativa, ad un evento che comunque in alcune zone crea una sorta di bolla per tutelare, per garantire le delegazioni dei 7 paesi più industrializzati del mondo e le 30 delegazioni che li accompagneranno, perché a Pescara ci saranno non soltanto i rappresentanti del G7, ma anche i rappresentanti delle delegazioni dei paesi del sud del mondo, perché il tema che si tratta è il tema della cooperazione. E quindi la prima difficoltà è stata quella, però a quella ovviamente ci ha pensato il questore, ci ha pensato il prefetto, con riunioni costanti che sono state organizzate oramai da più di un mese. Noi partecipiamo ai comitati per la sicurezza in cui vengono esposte tutte le situazioni che devono essere controllate per dare la massima garanzia e la massima tutela ai rappresentanti dei paesi che verranno nella nostra città. Io sono molto tranquillo perché so che le cose sono state fatte nella maniera migliore. E soprattutto perché so che Pescara è una città tranquilla, è una città dove chiunque può esprimere la propria opinione e non mi preoccupano neanche le manifestazioni contrarie che stanno organizzando per il no al G7, perché sono certo che saranno manifestazioni fatte in libertà, in cui ciascuno potrà esprimere il proprio pensiero, ma fatte nella logica della serietà, della correttezza e che non ci saranno episodi che faranno ricordare in negativo questo G7. Penso che questo G7 sarà ricordato con grande positività. Quali saranno, a suo avviso, i temi principali attorno ai quali ruoterà il dibattito? E che importanza hanno per la città di Pescara e per la regione Abruzzo? Diciamo che per quanto riguarda l'importanza nella nostra città e nella nostra regione, per noi questa è una grandissima vetrina mondiale e quindi noi faremo una bellissima figura, questa città sarà mostrata al meglio, sono certo che tutti coloro che verranno la apprezzeranno per il nostro mare, per la nostra spiaggia, per i nostri spazi pubblici riqualificati, per alcuni edifici particolari, per i musei che abbiamo, quindi sarà certamente molto apprezzata e la promozione della città in tutto il mondo sarà incredibile, così quella regionale, perché noi Pescara e l'Abruzzo siamo un puntino nel mondo. Questo puntino verrà ben messo in evidenza da 200 giornalisti che verranno da tutto il mondo e che già si sono accreditati per questa manifestazione di livello internazionale. I risvolti politici e le attività che si svolgeranno. Il G7 di Pescara contiene altre iniziative molto importanti, quindi ci sarà il G7 dove si confronteranno i sette ministri dei paesi più industrializzati del mondo sui temi della cooperazione. Poi ci sarà il B7, che è il Business 7, a cui parteciperanno i rappresentanti delle Confindustrie dei 7 paesi più industrializzati del mondo, che si incontreranno con i ministri per parlare di sviluppo economico e di cooperazione nella nostra città. A fianco al B7 ci sarà Insieme per gli SDG, cioè per gli obiettivi di sviluppo sostenibile del mondo, guidato questo momento dalla FAO e dall'ONU, tant'è che a Pescara avremo Barroso, il presidente, che è un personaggio di livello mondiale, come tutti sanno. E in questa settimana, perché gli SDG rimarranno a Pescara per una settimana, nella struttura che hanno già montato a Piazza Sacro Cuore, si parlerà di sviluppo sostenibile del territorio e soprattutto si parlerà ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, che sono quelli che devono apprendere meglio di tutto e di tutti i cambiamenti, proprio perché il mondo che stiamo costruendo lo stiamo costruendo per loro e quindi loro
devono essere i primi ad essere informati su quello che succederà e su come proseguirà il percorso della sostenibilità ambientale. Poi ci sarà un altro evento che è diventato ancora più importante, perché ci sarà un'iniziativa internazionale sugli aiuti umanitari ai paesi del Medio Oriente coinvolti nella guerra. E quindi immaginiamoci qual è il livello, tant'è che verranno anche i paesi del Medio Oriente a Pescara e si parlerà in questa conferenza internazionale degli aiuti che dovranno essere inviati in Medio Oriente per aiutare le popolazioni che sono purtroppo coinvolte nella guerra, vittime della guerra. E poi ci saranno iniziative collegate sempre al G7 per quanto riguarda le attività che si potranno svolgere nei paesi del terzo mondo, nei paesi meno sviluppati, per quanto riguarda lo sport, perché lo sport è un veicolo di integrazione, di coesione incredibile in tutto il mondo, e quindi anche su questo si lavorerà molto. Quindi tante iniziative in una iniziativa che è quella del G7. Poi ci sarà anche un'altra iniziativa molto importante, condotta da missionari che verranno qui a parlare di cooperazione e di quello che loro fanno nelle parti del mondo più sensibili, dove c'è più povertà. Pescara al centro del mondo per queste iniziative che riguardano la cooperazione, la solidarietà, le attività umanitarie e lo sviluppo. Quali misure di sicurezza sono state implementate a tutela dei cittadini e dei partecipanti in vista di un evento così importante? Le misure di sicurezza, come dicevo prima, sono tutte appannaggio della prefettura e della questura. Ci saranno almeno 1500 operatori delle forze dell'ordine che sono arrivati a Pescara da tutte le parti d'Italia proprio per garantire la massima sicurezza ai personaggi che verranno nella nostra città. Però devo dire che sarà una sicurezza impostata sul dinamismo, nel senso che non ci saranno particolari problemi per i cittadini, che a piedi potranno muoversi tranquillamente. Ci saranno delle limitazioni per l'utilizzo delle macchine e per il parcheggio delle macchine nei punti dove si svolgeranno le attività, quindi parliamo dell'Aurum, parliamo della zona del comune, parliamo della zona centrale, però soltanto quando ci saranno le iniziative. Quindi in generale la città sarà fruibile, soprattutto noi non chiuderemo le scuole, perché la mattina tranquillamente i ragazzi potranno andare a scuola con i mezzi di ogni genere, quindi dalla macchina al mezzo pubblico, alla bicicletta, a piedi, perché chiuderemo le strade, dove dovranno essere chiuse le strade, soltanto quando i ragazzi già saranno usciti dalle scuole. Quindi io penso che una gestione impostata sulla sicurezza massima per i personaggi che ci saranno, ma anche sull'impatto minore possibile per la città, ci permetterà di fruire della città e nello stesso tempo di dare tutele e garanzie massime. Certo, abbiamo un evento di rilevanza mondiale, quindi è chiaro che ci saranno le limitazioni, ci sarà qualche disagio, ma credo che l'evento che comporterà disagi valga tutti questi disagi per la promozione che daremo alla città e per l'importanza dell'evento e anche che la città assume collegato a questa iniziativa. Quindi io dico ai cittadini: viviamo questo momento come un momento di gioia per aver dato al mondo un'immagine di Pescara che sia la più bella possibile, e soprattutto per aver inserito Pescara ad un livello più alto, perché queste manifestazioni non si fanno dovunque, si fanno, che sono manifestazioni mondiali, si fanno nella nostra città, cosa che non era mai successa e credo che non succederà più, anche se oggi Pescara, se come sono certo le cose andranno nel migliore dei modi, si presenterà come una città che può organizzare iniziative di livello mondiale. Poi ci sarà anche la passeggiata dei 7 rappresentanti dei paesi più industrializzati del mondo dalla nave di Cascella fino a Piazza Sacro Cuore. Sarà una bella passeggiata dentro la città, i cittadini potranno tranquillamente recarsi sul corso, ovviamente non in macchina, ma potranno recarsi a piedi,
controllati agli ingressi dalla polizia, perché la polizia dovrà necessariamente controllare tutti quanti, però il controllo sarà una cosa normale e tranquilla per chi invece vuole andare ad essere protagonista di un evento mondiale. Grazie, buon lavoro. Grazie.